risotto con rape rosse, fonduta di robbiola, capino girgettato e nocciole tortorici. In questo risotto sono presenti due presidi slow food siciliani: la robbiola di capino girgettano, che noi l'abbiamo messa nel nostro ristorante come, quasi come mascotte, con questa una capra bellissima, con queste corna che si intorciano e si incurvano. Possiamo riprendere? Aspetta un attimo. Ma intorcio non possiamo dire. Che sì, non lo no, dire. Le corna a spirale della capra girgentale. La capra girgentale, la capra bellissima con queste corna eliocodali. La crema di barbabietole viene, si ottiene da una prebollitura del tubero in acqua con un po' di sale. Dopo che viene bollita per un 30 minuti, verranno tagliate e rosolate leggermente con del forno. Iniziamo quindi con le fasi del risotto. Prendiamo, come ho detto prima, dell'olio, il porro tagliato, accendiamo il fuoco. Accendiamo il fuoco, tostiamo leggermente il porro, qua c'è il nostro riso e ora lo metteremo a tostare. È la fase della tostatura, una fase molto importante per la fuoriuscita appunto dell'amido che servirà a dare quella cremosità. Ritorniamo un attimino alla nostra fonduta. Come vedete, ora la robbiola si è completamente sciolta e ora è diventata una crema. Quindi ora noi iniziamo a mescolare con il mestolo, aggiungendo del brodo fino a tanto che il riso non sarà cotto. La crema di barbabietola si metterà quasi a cottura del riso, perché non voglio che la crema si cuocia, ma che rimanga il gusto vivo della barbabietola. Siamo pronti per mantecare. La mantecatura è importantissima che venga fatta appunto fuori dal fuoco. Iniziamo mettendo del brodo, perché vedo il riso abbastanza asciutto. Poi metteremo altra crema di barbabietole, poi metteremo del burro, due fiocchietti vanno bene, e iniziamo con un solo, casomai se ne abbiamo bisogno di più lo mettiamo, sempre perché vogliamo un risotto abbastanza leggero. Questo è il movimento che si deve fare. Si deve creare un'emulsione perfetta. Prendiamo il piatto, mettiamo. Ecco che ora mettiamo la nostra fonduta in questo modo, quasi a creare un disordine pensato. Ecco. E poi, come per avere il piatto completo, c'è bisogno del croccante, che daremo con le nocciole tortorici tostate. Il piatto è pronto: risotto con rapa rossa, fonduta di robbiola di capino girgentano e nocciole di tortorici. Questo piatto, quando io lo guardo, mi sento allegro, perché questi colori, questo colore rosso, questo bianco che però si va a intersecare come fossero tanti cerchi, e la nocciola che è tipica, sai, la frutta secca tostata è tipica, insomma, dei nostri Natali. Quindi
questo a me dà questa voglia, e poi voglia di mangiarlo, perché no, perché vi assicuro che è buono. La mia cucina è una cucina comunque minimalista, pochi elementi nel piatto, altissima qualità e molta tecnica, ma ho girato il mondo e ho visto il mondo gastronomico in tutti i suoi aspetti. Cosa pensi che la gastronomia siciliana abbia di unico rispetto agli altri tipi di cucina? Il colore. Io metto soprattutto il colore, il profumo. La parola colore è una parola astratta che va dai mercati al mercato del pesce, ai mercati delle verdure. Quindi questo colore profumo, diciamo, che è bellissimo, che è unico, il profumo del pomodoro è una cosa unica. Questa è più di una, per me, è più di ogni cosa mi rende felice.